mai chiesto quale sia l'origine della professione dell'agente immobiliare? Da dove arriva e a quanto tempo fa risale? In questo video ti svelo da dove nasce la mia attività e lo farò introducendo la storica e nobile figura del sensale. L'agente immobiliare si occupa di intermediare nella vendita e nell'affitto di immobili tra il venditore e l'acquirente o il locatore e il conduttore. Quando il proprietario di un immobile o un terreno desidera vendere, ha due opzioni: trovare un acquirente e negoziare l'intero accordo da sé, incluso occuparsi dell'intera pesante pratica burocratica, oppure affidarsi ad un'agenzia immobiliare lasciando che si occupi di ogni aspetto del processo. Originariamente questo lavoro era svolto dal sensale, personaggio di spicco che si occupava di mediare tra venditori e acquirenti principalmente nel settore dell'agricoltura e dell'allevamento. Ma che vuol dire sensale? Il termine sensale significa appunto mediatore, ovvero persona che interviene per determinare l'incontro e l'accordo tra le due parti. Ha origine dal termine arabo simsar. Questa figura si colloca approssimativamente tra il 600 e l'800 secolo d.C., periodo in cui l'Italia meridionale venne conquistata dagli arabi. Il sensale aveva, in origine, soprattutto la funzione di intermediario di matrimoni e di conciliatore di dissidi familiari. Data la sua cultura superiore, il sensale aveva la capacità per intermediare con efficacia e la sua figura era sempre più richiesta. Poi, nel periodo dell'Impero Romano, il sensale si occupò totalmente al commercio. Il suo principale obiettivo era quello di evitare che gli agricoltori e gli allevatori, durante le negoziazioni, passassero alle mani. Quindi si preoccupava egli stesso di mediare tra le parti e di trovare il perfetto punto d'incontro, concludendo l'affare con una vigorosa stretta di mani. Il sensale era un uomo di mondo, in grado di leggere e di scrivere e dotato di una gradevole dialettica che gli garantiva il successo nelle trattative. È da questa antica figura professionale che deriva il moderno agente immobiliare, un sensale specializzato nella vendita e nell'affitto di beni immobili e di aziende. La possibilità di esercitare tale professione è subordinata al superamento di un esame che certifica la conoscenza di norme contrattuali, leggi fiscali e tributarie, diritto privato e pubblico, estimo, principi di urbanistica e di costruzione edilizia. Solo dopo aver superato con successo l'esame ci si può iscrivere all'apposito registro istituito presso la Camera di Commercio e di Appartenenza. L'iscrizione vale su tutto il territorio nazionale. Ti sono stata utile? Mi fa piacere. Allora metti un like al video e seguimi sul canale YouTube per avere sempre nuove informazioni sul mercato immobiliare.